Ehi, hey, bentornati su Breaking Italy. Ieri il presidente venezuelano Maduro è comparso nella TV di Stato, come spesso fa, e ha accusato il presidente americano Donald Trump di aver appoggiato un colpo di Stato fallito nei suoi confronti, come spesso fa. Il Venezuela è, per chi fosse rimasto indietro, un paese che si trova qui. È una delle nazioni socialmente ed economicamente più incasinate al mondo ed è governata da, appunto, Nicolás Maduro, questo tizio qui, dittatore successore di Hugo Chavez. Da ormai 7 anni a questa parte, è considerato largamente responsabile del deterioramento della nazione sotto praticamente ogni aspetto. Del diffuso malcontento popolare, dell'aumento della criminalità, della povertà, delle grandi masse di profughi che tentano di abbandonare illegalmente il paese, della collocazione del Venezuela nello scacchiere internazionale, che è un deserto praticamente, il declino di praticamente tutti i fattori macroeconomici, la mancanza di generi alimentari, l'avevamo coperto nello scorso anno, gli investimenti, il calpestio dei diritti umani, la repressione delle proteste, il governare per decreto. Il Venezuela è quello che in gergo tecnico le più fini menti dell'universo chiamerebbero uno shit show. E infatti il paese, un tempo ben lontano da questa situazione, anzi uno di quelli con le economie più in crescita nel periodo precedente al 2014 nella sua area, viene spesso preso esempio di quanto e con che velocità le cose possano andare male quando le leadership, in questo caso Maduro, si dimostrino totalmente incompetenti. Bene. Parte della strategia di Maduro per rimanere attaccato al potere, oltre tutto quello che ci si aspetterebbe da una persona in quella posizione, quindi dai brogli all'esautorazione del Parlamento, la corruzione, la persecuzione dei dissidenti, è la classica tecnica che piace tantissimo anche ai nostri wannabe Maduro, perché Homo sapiens, lo sappiamo, è lo stesso a prescindere dalle latitudini. Deflettere la responsabilità a qualcun altro. E storicamente questo qualcun altro sono gli Stati Uniti, accusati di imperialismo, e i dissidenti interni, considerati nemici del popolo e quindi amici degli imperialisti, amici degli Stati Uniti. Questo tipo di accuse vengono ovviamente mosse con grande facilità agli Stati Uniti, che dal dopoguerra in tutto il mondo, ma soprattutto in America Latina, si sono contraddistinti per un lunghissimo periodo di aggressive politiche estere messe in atto proprio per tutelare i propri interessi, in ottica principalmente anticomunista. È successo anche in Europa, anche in Italia, lo sapete, ma nel continente americano è successo di più, con sospetti più o meno documentati che dietro a molti golpe ci fosse effettivamente la mano o il finanziamento degli Stati Uniti. In Argentina, a Cuba, in Uruguay, in Perù, in Nicaragua, ce ne sono tantissimi di esempi. Sfruttando questi pregressi, quindi, e anche la ricchezza di petrolio della nazione, che, anche se adesso le cose con il petrolio sono molto diverse, fa sempre la sua porca figura dirlo, Maduro è effettivamente riuscito a mobilitare almeno parte della propria base, convincendola che ci sia da 7 anni a questa parte un piano per eliminarlo, mentre il paese si avvita su se stesso in un vortice di povertà, inflazione, deserto diplomatico. A sto giro non è quindi strano faccia la stessa cosa, ma riuscendo a mostrare una sorta di prova, cioè i documenti di 2 ex soldati americani che le sue forze armate sono riuscite a catturare lunedì. Da quello che si è riusciti a ricostruire, questo è ciò che è accaduto, ve lo spiego, e tutto risalirebbe a un pezzo dell'esercito venezuelano che ha già da tempo disertato, tra loro Javier Quintero Nieto, ex generale, oggi accusato di traffico di droga negli Stati Uniti, così da ricordarci che le lotte tra buoni e cattivi non sono mai così limpide, c'è molto di torbido in questa storia. Quintero Nieto, che vive in Florida, si sarebbe messo d'accordo con un uomo americano, ex membro delle forze speciali, che si chiama Jordan Goodrow, attualmente impiegato come cosiddetto contractor, cioè un civile, spesso ex militare, come in questo caso, che presta servizio di supporto all'esercito statunitense, di qualsiasi natura. Goodrow, inoltre, ha fondato, questo sarà importante, un'azienda di sicurezza privata che si chiama Silvercop, e non possiamo sbagliare nell'identificarlo perché risponde ai canoni estetici dello stereotipo dell'ex militare americano che adesso fa il militare privato. I due, che in realtà all'inizio erano 3 perché c'è un secondo ex generale disertore, che però è in carcere negli Stati Uniti, anche lui per droga, si sarebbero messi d'accordo, come lo stesso contractor ha confermato al telefono, raggiunto dai giornali, per provare ad assassinare Maduro a Caracas, la capitale. Ma hanno fallito. Il piano, a quanto pare, era quello di mandare sul suolo della Colombia, paese confinante con il Venezuela, una serie di soldati che, in campi segreti lungo il confine, avrebbero addestrato disertori venezuelani, preparandoli al golpe. Ok, prima cosa fantastica di tutta questa storia, che più la approfondisci, più sembra il delirio di un paio di persone con la sindrome di Rambo, è che domenica scorsa il piano è stato messo in atto, denominato Operazione Gideon,
ed è stato annunciato dai due sui social network. Come così riuscito? I due protagonisti, un po' in inglese e un po' in spagnolo, hanno infatti annunciato tra le fratte, facendo intendere di essere in loco, ma non era così, che alle 5 del mattino fosse stata lanciata un'incursione anfibia che, dopo una serie di incertezze, si è venuti a scoprire fosse composta da 60 venezuelani e due ex militari americani. La seconda cosa tragicomica è che mentre i due annunciavano l'assalto, ricostruito Bellingcat, che al solito è il non plus ultra per queste cose, diversi di questi irregolari fossero già morti, intercettati dalle forze di sicurezza di Maduro, mentre altri erano stati catturati ancora prima di scendere dalle imbarcazioni con le quali hanno cercato di avvicinarsi alle coste del Venezuela. Questo ha quindi portato a una sorta di curioso disingaggio del contractor, che ha iniziato, terza parte tragicomica, a rilasciare interviste in streaming a vari giornalisti su YouTube dalla stessa location nel bosco. Perché internet ha rovinato tutto, pure i golpe. Internet è stato un errore su tutti i fronti. Non finisce qui, dobbiamo arrivare alle responsabilità. Vi ricordate di lui? Questo è Juan Guaidó, leader dell'opposizione venezuelana ed interlocutore degli Stati Uniti, che aveva cercato di organizzare una sorta di resistenza, provando, senza successo, a provocare un intervento americano. Guaidó è stato molto veloce, fallito il progetto di golpe, a tirare in mezzo il giovane politico, accusandolo di essere stato informato e anche di aver dato il suo avallo all'intera operazione, cosa che però Guaidó ha negato, anche perché con ottime probabilità gli costerebbe la vita. Nel cercare di corroborare queste accuse, Guaidó ha diffuso però dei documenti, ovviamente non verificati, che mostrerebbero la firma del politico venezuelano, che prevedeva un rapporto tra Silvercorp, la sua agenzia, e l'opposizione venezuelana, in forma, immagino, del futuro governo della nazione. Successivamente ha poi diffuso due audio, che vi lascio in descrizione, ma sono interessanti tanto quanto, che sarebbero stati registrati di nascosto durante la firma di questo contratto, quale si sente un uomo parlare con un inglese un po' stentato. Ecco, quell'uomo, secondo il contractor americano, sarebbe proprio Guaidó. Altra cosa che il politico ovviamente nega. Ok, com'è finita? È finita malissimo. Molti di questi venezuelani sono stati uccisi o sono in arresto, e anche gli americani, gli unici due, Iron Berry e Luke Denman, sono stati catturati. Eccoli qui dopo la cattura, ed ecco il video di Denman che viene interrogato e afferma di essere stato nell'esercito americano per 5 anni. Come dicevo all'inizio, Maduro ha immediatamente colto la palla al balzo, citando la famosa invasione della Baia dei Porci, quando nel 1961 la CIA fece esattamente questa cosa, cioè addestrare irregolari per rovesciare la leadership cubana di Fidel Castro. Anche in quel caso fu un fallimento. In questo specifico, il fallimento sembra dovuto però all'inesperienza con la quale l'intera operazione è stata condotta, tanto che si sospetta che l'esercito avesse avuto notizia di cosa stava per succedere già nel marzo scorso. Ma se non è stato Trump, cosa che mi lascerebbe un po' perplesso in effetti, non solo perché non ci sono prove del suo coinvolgimento per adesso, ma proprio perché non capirei il senso di fare una cosa del genere. Io il Venezuela a questo punto non lo toccherei neanche con un bastone, infatti. Perché Guaidó avrebbe dovuto fare una cosa simile? Gli osservatori hanno messo in fila un paio di ipotesi, tenendo però presente che, anche se a me le connessioni col governo americano mi sembrano strane, alcuni link ci sono e che potrebbero essere incidentali. A me sembra così. Ad esempio, la Silvercorp si è occupata della sicurezza in alcune manifestazioni di Trump, e Guaidó sembra essere presente a varie altre. Non si capisce se in veste di professionista o semplice lettore. Ma l'ipotesi al momento più accreditata è quella del mero lucro economico. Su Maduro, accusato poco tempo fa dal governo statunitense di traffico internazionale di droga, c'è una taglia da 15 milioni di dollari. E potrebbe addirittura essere che il contractor non solo volesse quelli, ma sperasse, se le connessioni per ora negate tra lui e Guaidó dovessero risultare vere, che aiutando l'opposizione a prendere il controllo del paese, questa cosa potesse diventare un modo per fare parecchi soldi, magari in termini di addestramento di truppe, di consulenze militari, cose di questo tipo. Per il resto ci sono tante cose che non sappiamo. Ad esempio, non è chiaro perché tra le armi sequestrate ai golpisti pare esserci un'arma da soft air o un Kindle, e soprattutto non sappiamo come gli Stati Uniti reagiranno al rapimento di due americani, che Maduro ha fatto sapere saranno processati dai tribunali, che però sono sotto il suo controllo. In una dittatura l'indipendenza della magistratura non esiste. Vediamo comunque. Internet, ribadisco, hai rovinato tutto, anche i golpe. Parlando d'altro, domani è la festa della mamma, non fate i figli degeneri e fate un regalo alle vostre madri. Ma io non so cosa regalarle! Silenzio, le regalate dei fiori, anzi, meglio, guardate come infilo lo sponsor sotto la porta, come la lettera d'amore di uno stalker che ha appena scoperto dove abitiate,
regalatele un albero. Tridom lo conoscete, ho collaborato molto con loro perché mi piace quello che fanno, ma foste nuovi, è un servizio che permette alle persone di piantare per sé o come regalo per gli altri, degli alberi, dei veri alberi che non vengono però recapitati a casa vostra, ma donati ai contadini dei paesi in via di sviluppo nei quali Tridom opera, collaborando con ONG locali che seguono i suoi progetti in Africa, in America Latina, in Asia, eccetera. Ogni pianta ha una sorta di pagina simile a un profilo Facebook che viene aggiornata con le foto dell'albero, la geolocalizzazione, le potete dare un nome, persino piantarla in una foresta comune virtuale. Se andate su breakingforest.com, non .it che ho fatto un casino, .com, potete vedere la nostra. Comunque, visto che in tanti siamo lontani dalle nostre madri e per andare in Madagascar ci vuole come minimo l'autocertificazione, Tridom ha presentato una serie di alberi a tema festa della mamma, quindi non fate veramente, dai, è un regalo che fate online, niente traffico, niente fioraio che per chi non è abituato è pure imbarazzante, andate su tridom.net, mettete il codice KINGMAM, non QueenMAM, per qualche ragione, gender, e ottenete il 15% di sconto. Però non ditelo poi a vostra madre che l'albero era scontato. Fate una cosa bellina, presentateglielo bene. Non facciamoci riconoscere, Vi lascio il link anche qui sotto. Parlando di cose gender, peraltro, il paese è molto arrabbiato con Lavazza oggi, accusata da una microscopica minoranza insignificante che viene magnificata dalle controproteste rumorosissime sui social di portare avanti politiche globaliste e sorosiane di meticciato della razza e multiculturalismo che distrugge le nostre civiltà. Che hai fatto, Lavazza? L'avrete visto, Lavazza ha da qualche giorno lanciato una pubblicità martellante che mostra, con in sottofondo, il pezzo di un famoso monologo di Charlie Chaplin, nel quale parla dell'importanza di volersi bene, di aiutarsi gli uni con gli altri, di essere gentili, in contrapposizione alle dittature che hanno scosso il Novecento e che predicavano ben altre cose. E immagini stock, si vedono immagini stock di gente che fa cose, bambini nei campi, gente che si abbraccia, anziani, gente che si bacia, persone felici. Ok. Però credo che ogni tanto si vedano anche coppie gay o coppie di etnie diverse, miste, quindi è tutto finito. Le società occidentali sono al collasso per questa pubblicità e vari personaggi originalissimi, con bandierine, aquile, lupi e altre cose molto virili, chiedono un boicottaggio di Lavazza. Allora nemmeno rispondo perché vabbè camerata, beviti un po' quello che ti pare e torna su Vcontacte a scrivere di come vorresti sparare ai politici e di quanto la Meloni sia la tua waifu, va benissimo. Ma a tutti quelli che criticano la pubblicità in sé, perché di nuovo è la multinazionale che usa un bel messaggio per farsi pubblicità e vendere il suo prodotto, una cosina, davvero, vi prego. A parte l'ironia del lamentarsi di continuo delle multinazionali con oggetti e spazi resi possibili dalle multinazionali, possiamo trattare bene Lavazza, che è sì una multinazionale ma è italiana. O vogliamo replicare la tragedia del boicottaggio della Nutella che usa le nocciole turche e quindi non va bene? Peraltro quel boicottaggio è sempre attivo, giusto? Non avete più mangiato la Nutella da un anno a questa parte. Corretto. Quella notizia mi serve in realtà per introdurne un'altra di più alta importanza e maggiore gravità. L'Ungheria, che continua a fare l'Ungheria, stavolta si scaglia contro la Convenzione di Istanbul. La Convenzione di Istanbul era stata adottata dal Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione che promuove democrazia e diritti umani, nel 2011 e tre anni dopo era stata firmata dall'Ungheria. Queste convenzioni, che sono delle sorte di impegni presi, vanno ratificate di tanto in tanto, ma Orbán, il leader ungherese, in accordo con la sua maggioranza, fatta dal suo partito più un altro, i popolari cristiano-democratici, hanno deciso di uscire dall'accordo invece che ratificarlo, perché secondo loro la convenzione favorisce la cosiddetta ideologia gender. Brevissimo riassunto. L'ideologia gender non esiste. È un'invenzione delle destre sovraniste tirata fuori da una confusione ricercata metodicamente tra il concetto di sesso biologico, quindi uomo o donna, da lì non si esce, e il concetto di genere, che è complesso e porta con sé una serie di preconcetti e ruoli predefiniti che nel sentire comune sono cose da uomo e cose da donna. Povia oggi ci ha ricordato quanto grande sia la confusione in merito, affermando che gli piaccia pulire e quindi sia un gay mancato, perché pulire, nella testa di molti, è una cosa da donne, e il gay è un uomo meno uomo. E sotto l'uomo, in questa gerarchia, c'è la donna. Ok, l'ideologia gender fa confusione su questa cosa qui, trasformando e mischiando gli studi di genere e i movimenti progressisti, che tentano di sradicare questo tipo di concetto per cui a un dato sesso è destinato un dato compito. E li fanno diventare una sorta di complotto di chi voglia convincere i maschietti che il loro sesso, non genere, il sesso sia femminile, e le femminucce che il loro sesso sia maschile.
scusate se ho detto maschite e femminucce, la paternità mi sta peggiorando. Comunque, a mio figlio piace un casino giocare a pulire e il suo giocattolo preferito è una lavatrice. Ma è rossa, quindi non è ancora completamente gay. Stai tranquillo, poi via. Tranquillo. La convenzione di Istanbul non ha niente a che fare con tutto questo, comunque, ma è un documento che serve a favorire politiche che proteggano le vittime di violenza di genere, che sono, per la stragrande maggioranza, donne. Cioè le persone alle quali si presti violenza o discriminazione in base al sesso, ma anche al genere. O le persone transgender, non binarie. Qualsiasi tipo di violenza, insomma, che inizi con sei donna quindi botte o quel vestito è da gay quindi botte. Secondo questo documento non è ok. Ma non secondo l'Ungheria, che in un comunicato ha non solo affermato che le donne siano già protette da altre leggi e di queste non ci sia bisogno, ma ha anche spinto l'Unione Europea a fare altrettanto, abbandonare questa roba che, secondo Orbán e i suoi, portano l'Occidente verso l'ideologia gender, che è poi un evergreen anche dei nostri politici di destra, e si basa sulla confusione. Salvini parla di bambini che hanno bisogno di una mamma e un papà, la Meloni fa casino ricordando che lei è una madre, non un genitore uno. Come se io andassi da mio figlio a dirgli vieni a giocare con genitore 2. Peraltro il dibattito è aperto in famiglia perché ogni genitore ritiene di essere genitore 1 e delega all'altro il ruolo più brutto di genitore 2. Internet ha rovinato tutto. C'è un bel report che non faccio in tempo ad approfondire, ma voglio perlomeno segnalarvi. È comparso ieri su Politico e si chiama Hungary No Longer a Democracy. E ripercorre le ragioni, citando dati di una ONG, Freedom House, del perché nell'est europeo, in luoghi come l'Ungheria, la Polonia, la democrazia vacilli e lo stato attuale delle cose sembra molto improbabile possa rappresentare il futuro per questi luoghi, perlomeno nella sua forma pura e non in queste sorte di gusci vuoti che sembrano democrazie, ma non sono democrazie. In ultimo, è giovedì, parliamo di una cosa apparentemente un po' fuori target, ma nemmeno tanto, perché comunque parliamo di giornalismo. Questo è Forbes. PewDiePie, titola, firma un accordo con YouTube, nonostante un passato di commenti razzisti e antisemiti. La notizia è questa. PewDiePie ha firmato un accordo di esclusiva, si sospetta di svariati milioni di dollari, con YouTube Gaming, la parte della piattaforma che fa concorrenza a Twitch e ospita i live stream di videogiochi. YouTube Gaming esiste da qualche anno, ha avuto fortune altalenanti, ma prende sempre maggiore trazione e molti esperti evidenziano come YouTube, con ottime probabilità, abbia intenzione di investire moltissimo in un settore così tanto in crescita. E poi ci sono io, invece, con le mie live che 2 volte su 3 iniziano senza audio. Qual è il punto? Innanzitutto, per il mondo del gaming e dello streaming, per il mondo del web in generale, è una notizia molto importante, perché questi big players possono fare tanto nel creare effetti a valanga che chi è fuori da questo mondo fatica a comprendere. Nello specifico, PewDiePie è così influente che pochi giorni fa ha per sbaglio pubblicato un video di 10 anni fa, nel quale il suo parlato è molto diverso da adesso e non lo si vede nemmeno, è un gameplay di una vecchissima versione di Call of Duty, Black Ops. Questo è bastato perché i server di un gioco di 10 anni fa si ripopolassero per qualche giorno e la gente ricominciasse a giocarci, a streamarlo, eccetera. Contando che l'industria dei videogiochi è più grande di quella del cinema, fa impressione pensare a quanto vitale sia il coinvolgimento degli youtuber in questo, perché probabilmente sono più influenti di quanto un qualsiasi giornalista cinematografico sia mai stato, anche ai tempi d'oro del cinema. La cosa che mi ha colpito non è quella però, quanto che anche io ho registrato che in moltissimi casi l'accordo sia stato immediatamente utilizzato da tanti giornali come un modo di gettare immediatamente discredito sull'intera operazione, facendo riemergere una serie di cose che PewDiePie ha fatto in passato, ma che io ho sempre detto in tutta sincerità non sono così gravi, sono un po' stupide e comunque ben lungi da renderlo un antisemita, un razzista. Lo dico con il rischio di essere criticato, ma è quello che penso. Ciononostante, questi scivoloni gli erano costati tantissimo in termini di lavoro. YouTube Premium aveva ucciso una sua serie che era già pronta per essere pubblicata, molti brand lo avevano abbandonato e PewDiePie per anni è rimasto fondamentalmente solo, ma super connesso. Le persone hanno continuato a seguirlo, infatti, è cresciuto in popolarità e adesso, dopo che non ha fatto nemmeno granché per ripulirsi da un'immagine che è parsa sporca soltanto agli occhi di chi la vedeva tramite la stampa, si sta ripresentando su YouTube come quello che è, cioè la personalità più influente di tutte, con tutto quello che ne consegue, ad esempio accordi milionari. Ora, giusto una riflessione, poi me ne vado. Ho sempre apprezzato di PewDiePie, anche se non sono un suo fan, la sua filosofia, forse perché è un po' la mia. Il fatto che abbia sempre fatto quello che voleva, sostanzialmente, a prescindere dai media. Non rilascia interviste, non fa cose strane, non sembra interessato all'opinione che i media hanno di lui.
anche se per anni PewDiePie è stato il simbolo, secondo tanti, di ciò che di sbagliato c'è online, dell'idiozia, della mancanza di contenuti, i tempi decadenti, signora mia. È una cosa che si vede tuttora, eh. Io, per lo stesso fatto che sono youtuber, che il mio mezzo sia YouTube, il fatto che unitamente a questi video faccio delle live nelle quali parlo di formaggio, fa sì che io comunque venga visto in una certa maniera. E a me alla fine va bene così. Ma attenzione, perché dopo 10 anni di questa roba qui, nella quale si dimostra che alla fine non gliene frega niente a nessuno di quello che dicono i giornali, se uno il pubblico ce l'ha, ce l'ha, non sarà Forbes o il Financial Times a fargli cambiare idea su un personaggio che il suo pubblico conosce molto meglio di qualsiasi giornalista che arrivi al volo per scrivere un pezzo a caso, occhio come improvvisamente anche quelli che non sono più early adopters iniziano ad affacciarsi al mondo del web da youtuber e lo fanno scimmiottando nei modi che prendevano in giro sino a un secondo fa. Le live, l'approccio diretto, la commistione tra vita pubblica e vita privata, un certo uso dei social. Ecco, traete voi le conclusioni, voglio smettere di parlare, ma trovo super interessante questa cosa e ogni tanto quando vedo ancora i colpi di coda di un giornalismo d'opinione vecchio, senza senso, come gli articoli di questi giorni su PewDiePie, mi viene un po' da sorridere. Che è bastato stare fermi vicino al fiume quanto? Un paio d'anni ed è cambiato tutto. Era tutto, me ne vado, ciao! Lo show è sostenuto dal club, breakingitaly.club, per saperne di più, darci una mano, dai che entro l'anno prossimo conto di fare grandi cose, se saremo usciti da sto Covid. Perché l'idea che saremo così tipo a Natale un po' mi destabilizza. Per ora fate i bravi, fate un regalo alla mamma, eh? E ci vediamo domani alle 19, c'è la live.